Buongiorno a tutti ragazzi, il Franz Ambiere Vavason, ultimo video dedicato alla trade deadline, agli strascichi della deadline, quindi mercato buyout, e alle news post deadline, quindi ci sono state diverse puntate di Che si dice, questa è l'ultima di questo pacchetto dedicato alla deadline, quindi se siete pronti io partirei adesso. Ah, che bello, vero? Che bello. Questa è la news più attesa da questo canale, almeno da un paio d'anni a questa parte. Free Terrence Ross, signori, si è arrivati finalmente alla liberazione di Terrence Ross dagli Orlando Magic. Terrence Ross contratta il buyout coi Magic e firmerà coi Phoenix Suns. Phoenix Suns che, occhio, perché stanno spingendo anche per provare a firmare niente po' di meno che Carmelo Anthony. Mi direte, ma devono proprio. Ragazzi, è amico di Chris Paul, cioè, banana boat, dice niente. Ecco, dopo la firma che arriverà nelle prossime ore di Terrence Ross, che quindi andrà in qualche modo a potenziare una panchina che è rimasta un filino scarna, quella dei Phoenix Suns, c'è anche la possibilità che i Suns firmino Carmelo Anthony. Carmelo Anthony su spinta di Chris Paul, molto amici i due, lo sapete, da tanto tempo, da tanti anni, e Chris Paul che comunque cerca di dare un'ultima chance al buon Carmelo. Carmelo che, secondo me, verrà comunque trascinato fino alle Olimpiadi del 2024 e sempre secondo me la NBA ci tiene che Carmelo Anthony sia la faccia di Team USA per le Olimpiadi del 2024. Questo perché un giocatore della caratura di Carmelo Anthony, comunque che finisca la carriera così, in sostanza voluto da nessuno, nemmeno dalla madre, direi che ci può stare, cioè una sorta di ok. In NBA magari è difficile che tu ci rientri perché ormai ti sei bruciato, non difendi e tutti i motivi che sappiamo, però in Team USA sei l'atleta più medagliato di sempre, ti portiamo anche alle ultime Olimpiadi, ovviamente giocherai, un po' come successe per Larry Bird nel 92, lo dissi oggi in pausa pranzo, lo ripeto anche qua, Larry Bird nel 92 era un giocatore strafinito con tutti i problemi alla schiena che aveva, fu portato comunque da Team USA a Barcellona col Dream Team, giustamente. Carmelo Anthony, secondo me, avrà più o meno lo stesso finale di carriera, ovvero verrà portato alle Olimpiadi, magari vincerà le Olimpiadi con Team USA e poi chiuderà la carriera con un'altra medaglia d'oro al collo. Nel frattempo non possiamo non essere contenti per questo ragazzotto qua, che dopo gli anni bui... bui... comunque Orlando, ragazzi, non è che si stia male in Florida, però dopo gli anni a Orlando, insomma, da sesto uomo, in cui brancolava nell'ombra e nel buio, va ai Phoenix Suns, che sono la contender della stagione. Quindi Terrence Ross, Carmelo Anthony, e vediamo se poi arriverà qualcun altro, magari nel mercato dei buyout. E tornando al mercato dei buyout, Reggie Jackson, che nella trade con Charlotte per Plumlee era finito a Charlotte, contratta e ha già contrattato un buyout con gli Charlotte Hornets per andare ai Denver Nuggets. Denver Nuggets che avevano tradato Bones Island ai Clippers e quindi è il cerchio che si chiude, cioè Bones Island da Denver ai Clippers, Reggie Jackson dai Clippers via Charlotte a Denver. Quindi i Nuggets colmano quello slot rimasto vuoto dalla panchina per quanto riguarda il playmaking e in più con l'aggiunta di Thomas Bryant hanno, diciamo, sanato quelle due posizioni che erano un pelo vacanti all'interno del loro roster. Sicuramente si portano dentro un giocatore esperto, pronto e che può dare qualcosina in uscita dalla panchina. Ovviamente col fatto che tutte le altre squadre o tante altre squadre si sono rinforzate molto più di loro, i Denver Nuggets in questo momento appaiono un filino sotto a quelle che in realtà si sono mosse di più, ovvero Phoenix, Clippers, forse anche Lakers, chi lo sa. Terzo nome, che era stato tradato a Houston, buyout con Houston, e va a Cleveland. Va a Cleveland, dove tutto ebbe inizio perché Danny Green iniziò la sua carriera ai Cleveland Cavs, per poi passare a San Antonio, torna a Cleveland.
torna a Cleveland e chissà se che non possa avere quel posto in quintetto di ala piccola, anche se lui un'ala piccola pura non è che lo sia, e soprattutto vediamo come sta, perché insomma è un giocatore che comunque ha vinto tre anelli con tre squadre diverse, giocando in quintetto base, Toronto, Lakers e San Antonio, nelle finali del 2013 senza il tiro di Ray Allen, famosissimo, probabilmente avrebbe vinto pure l'MVP delle finali, perché aveva giocato una serie straripante fino almeno a gara 5, e torna a Cleveland. Torna a Cleveland, è un colpo d'esperienza e bisogna sempre capire poi Cleveland se contratterà il buyout o meno con Kevin Love. Io credo di no, perché alla fine sta bene Kevin Love all'interno del sistema Cleveland Cavs, è in scadenza di contratto, se lo porteranno alla fine, comunque dovesse contrattare il buyout c'è già il posto pronto in quel di Los Angeles, sponda Lakers. E parlando di Lakers, ovviamente sappiamo della trade di Patrick Beverley verso gli Orlando Magic. Orlando Magic e Patrick Beverley stanno o hanno contrattato il buyout anche loro. Beverley è libero e vorrebbe tornare a Minnesota. Beverley vuole tornare a Minnesota. Sarebbe un giocatore di per sé che potrebbe anche far comodo a più di qualche squadra a livello di contender, però a Minnesota, ragazzi, questo era il padrone incontrastato del paese, della città, dello stato. Cioè è ovvio che torni dove sei stato bene. Forse l'unico posto dove è stato realmente bene Patrick Beverley, o compreso in qualche modo. Quindi Beverley è uno di quei nomi che a livello almeno difensivo qualcosina la può cambiare. Minnesota però pare essere la front runner per il ritorno del buon Pat Bev, e staremo a vedere anche in questo caso, non c'è ancora nulla di definito se non appunto il fatto che Beverley e i Magic contratteranno sicuramente il buyout. Altro giocatore che contratterà sicuramente il buyout è Russell Westbrook. È Russell Westbrook che pare, rumors degli ultimi giorni, a cui pare siano molto interessati i Chicago Bulls, per non so qual motivo, nel senso che alla fine, ok, manca il playmaker, doveva essere Lonzo, per carità di Dio, non credo che Westbrook sia la figura ideale per far fare un salto in avanti ai Chicago Bulls. Cioè, lo prendi perché sei convinto che ti possa dare uno sprint in ottica playoff? Boh, anche se due anni fa fu esattamente questo quello che fece a Washington. Molto più probabile, secondo me, la pista che lo porta ai Los Angeles Clippers, dove Paul George sta spingendo per averlo in squadra e dove potrebbe rientrare all'interno di una contender chiara. Però ai Clippers molto probabilmente andrebbe a fare il sesto uomo, quello che faceva ai Lakers. Magari a Chicago gli garantiscono un posto in quintetto, chi lo sa. Comunque Chicago e Clippers favorite, occhio ai Miami Heat che sono sullo sfondo, e per cui è uscita una news incredibile nelle ultime ore, per cui la trade coi Clippers per mandare Lauri a Los Angeles era già fatta, ma nel momento di confermarla Pat Riley stava dormendo. Pat Riley stava dormendo e quindi è saltata la trade. Va bene. La NBA è anche questo. La NBA è anche questo. Però se lo fa Pat Riley tendi a pensare che l'abbia fatto di proposito. E quindi va bene così, Pat. Vecchio Pat, va bene così. Andiamo avanti. Questa a me fa ridere tantissimo. A KD and Kyrie duo is not over. Kyrie ha shown interest in joining the Suns. Cioè, questa è una news di due giorni fa, Kyrie Irving ha espresso interesse nel unirsi ai Phoenix Suns. Cosa dovrebbero dire a Dallas? Cioè, questo è arrivato da due partite e dice sta roba qua. Adesso bisogna sempre capire quanto sia vero, quanto non sia vero, quanto ci sia di detto e non detto. Però è curioso, cioè, voglio dire, Kyrie, cazzo, sei arrivato a Dallas da meno di una settimana. Ma da meno di una settimana. E già è così. Fatto sta che, volendo, con un pacchetto, diciamo, Chris Paul più qualcos'altro, potresti anche portartelo dentro Kyrie Irving e poi fai Kyrie, Booker, Durant e Ayton. Secondo me è più funzionale con Chris Paul, eh. Poi magari ditemi la vostra nei commenti, però Kyrie, cazzo,
Sei appena arrivato a Dallas. Appena arrivato a Dallas. E già te ne vuoi andare. Sei veramente un pirla incredibile. Poi entriamo nel discorso legato alla trade Gary Payton II. La trade si è completata. Si è completata semplicemente perché dal punto di vista di Golden State c'era un risparmio netto nell'avallare questa trade di circa 50 milioni di dollari in luxury tax. La cessione di Wiseman a Detroit è quindi completata, così come l'arrivo di Knox a Portland e di Sadiq Bey ad Atlanta. Arriva, o meglio torna, Gary Payton II a Golden State. Gary Payton II che non ha passato le visite mediche e pare debba star fuori almeno 3 mesi per il problema muscolare che ha agli addominali. Un problema che sembra essere, in sostanza, un buco negli addominali, che non è l'ombelico. Ok? Portland ha nascosto lo stato fisico del giocatore all'interno di questa trade, soprattutto ai Golden State Warriors. Golden State Warriors che però l'hanno sgamata subito quando hanno fatto le visite mediche, il che mi viene da pensare, ok, puoi nasconderla quanto vuoi, però dopo, alla fine, viene fuori. Lo hanno imbottito di Toradol per farlo giocare in quest'ultimo periodo e adesso se ne va. La trade andrà a buon fine, fatto sta che Portland in questo momento ha fatto una delle figure di merda più incredibili degli ultimi anni e soprattutto sarà in qualche modo indagata, permettetemelo, per aver nascosto lo stato fisico di un suo giocatore. A tal proposito, la domanda successiva è: per quanto ancora Lillard sarà disposto a sopportare questo genere di cose? Off-season, ragazzi, off-season, per me Lillard parte, off-season, per me Lillard parte, e qui la chiudo. Ultima news, perché mi è capitato di vedere i Brooklyn Nets dopo la trade, quindi nella partita persa, tra l'altro, contro Philadelphia, con il tiro di Dinwiddie da metà campo oltre il tempo massimo, e ci sono queste parole di Ben Simmons. Ben Simmons è citato dal futuro ai Nets dopo l'addio di Durant e Irving. In sostanza Ben Simmons dice che con quei due giocatori si parlava poco di basket, si giocava poco a basket e si pensava molto di più a se stessi. Li ho visti in questa prima partita, bisogna vedere se poi si dà continuità a questo tipo di gioco. Ragazzi, sono belli da vedere. A me piacciono un casino, corrono, giocano l'uno per l'altro, difendono forte e hanno un quintetto che secondo me ha potenziale, è veramente un quintetto difensivo incredibile con Michael Bridges, Finney-Smith, Nick Claxton, volendo Simmons e Cam Thomas. E può diventare il basket del futuro perché alla fine sono tutti giocatori più o meno simili dal punto di vista di stazza, ma... è una squadra che gioca veloce, in cui Joe Harris col movimento senza palla, Seth Curry, vediamo se contratta il buyout o no, Cam Thomas, Perry Mills ha ritrovato minutaggio addirittura. Insomma, è una squadra che a me è piaciuta molto e adesso mi sta molto 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 simpatica. Quindi, da qui alla fine dell'anno, quantomeno, forza Brooklyn Nets. Tutti in coro, forza Brooklyn Nets. Ragazzi, è stato un periodo lungo, tosto, quello della deadline, come ogni anno. Vi ringrazio ovviamente per i risultati ottenuti nei video relativi al Che Si Dice, che è un format che a quanto pare piace, confermatemelo nei commenti evidentemente. E chiudiamo qui questa parentesi di 4 Che Si Dice, uno in fila all'altro, dedicati a questo periodo dell'anno che precede l'All-Star Game. Arriverà un video sull'All-Star Game venerdì o giovedì, adesso devo decidere, in cui vi farò un po' un recap di quello che vedremo nel weekend delle stelle. Giovani, per il resto vi aspetto live sulla piattaforma Viola, vi aspetto su TikTok, sul canale Telegram, sono un po' dappertutto, lo sapete bene, e soprattutto se siete arrivati fino a questo punto, hashtag cavolfiore. Ciao!